mini proiettore dell'Aukey. Allora, l'ho comprato perché d'estate andiamo a casa di mio cognato che ha un terrazzo e ogni tanto ci guardiamo i film così con i bambini possiamo passare delle serate insieme se si sblocca la situazione. All'interno della confezione, che vedete arriva imballata all'interno del cartone, dentro a questa spugna, c'è il proiettore. Molto compatto, piccolo, facile da trasportare. Poi abbiamo manuale di istruzioni, purtroppo solo in inglese, la scheda di garanzia, poi c'è un cavo HDMI, telecomando con le batterie, due batterie mini stilo non incluse nella confezione, il cavo d'alimentazione. È un'uscita jack per l'audio e il video, se volessimo collegarlo ad un impianto stereo. Naturalmente si può collegare anche con un jack da 3,5 a una qualsiasi cassa o soundbar. Allora, passiamo alle cose principali di questo proiettore. Abbiamo la lente qua, la regolazione del fuoco, la regolazione dell'angolo. Tasta accensione, qua dentro c'è una spia luminosa LED che indica lo standby o il funzionamento. I tasti per la navigazione nel menu in caso non volessimo usare il telecomando. Ricevitore per il telecomando frontale. Ricevitore per il telecomando posteriore, cosa da non sottovalutare, perché se siamo dietro al proiettore possiamo effettuare le impostazioni, mentre se siamo davanti, mentre stiamo magari presentando qualcosa o comunque siamo messi di fronte al proiettore, possiamo impartire i comandi dal telecomando. Ventola di raffreddamento e dissipatore. Qua dietro c'è la cassa perché è dotato di cassa integrata che produce l'audio. Connessioni, abbiamo le connessioni, questa è l'uscita per cuffie o casse, la prima jack. La seconda è l'uscita AV, quella che si collega tramite questo cavo qua. Poi abbiamo due porte USB per collegarci chiavette o hard disk o alimentare le penne. Adesso vi spiego poi. Una porta HDMI e di qua c'è il cavo d'alimentazione, la connessione del cavo d'alimentazione. Al di sotto c'è la possibilità di montare un cavalletto con il filetto standard per posizionarlo all'altezza che meglio crediamo, oppure c'è qua una sorta di piedino che serve per regolare l'altezza quando lo si appoggia, per dargli più inclinazione o meno inclinazione. La lunghezza di questo piedino incorporato, che si può togliere naturalmente e sostituire con un altro volendo. Bisogna solo fare attenzione sulla lunghezza se lo avvitiamo tutto dentro perché non so quanto c'è spazio dentro. Comunque questo qui è lungo circa 3 centimetri. Detto questo, sotto ha anche i piedini anti-scivolamento. Si può montare sia in posizione classica o reverse se lo vogliamo attaccare al soffitto. Poi abbiamo una potenza, un consumo di 50 watt, la lampada è a LED e come luminosità dichiarata dall'Aukey è di 5000 lumen. Dunque avremo una qualità ottima al buio, leggermente inferiore sotto la luce diretta. Naturalmente di giorno, se ci mettiamo fuori di giorno, non si vedrà niente. Bisogna tenere una stanza o comunque essere in penombra o al buio per vedere questo tipo di proiettore. Consideriamo che un proiettore economico e piccolo perché è veramente compatto. Io ne ho visti altri a casa di amici e sono molto 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 più grossi. La distanza ottimale per la visione è a 2 metri dalla parete.
Si può portare per avere la grandezza massima circa 3 metri e si otterrà circa un 120 pollici. 120 pollici, 100 pollici, quello che dichiara l'AUK. Io ho fatto la prova a 3 metri e a 3 metri adesso il polliciaggio con esattezza non lo so, ma io ho un TV da 65 pollici, è sicuramente più grosso del mio TV. Passiamo alla prova. Allora, ho collegato il proiettore, adesso qua abbiamo il LED rosso di standby, se lo accendiamo partirà l'accensione del proiettore. Quello che intendevo prima con alimentare le chiavette era che si può utilizzare questo proiettore con la Fire Stick di Amazon, cosa molto utile. Perché? Perché dentro alla Fire Stick naturalmente abbiamo sia Amazon Prime, sia Netflix e tutte le applicazioni Disney Plus, tutto quello che noi possiamo utilizzare, YouTube e quello che è, e metterlo in riproduzione con questo proiettore. Adesso procedo a collegare la chiavetta di la Fire Stick e vediamo come si vede. Allora, una volta collegata si accende il proiettore. Questo rumore del proiettore, molto silenzioso. Adesso regoliamo qua il cavalletto. Allora, qua siamo a una distanza di circa 1,5 m, 2 metri, 2 metri dalla parete. Questa è la grandezza del proiettore. Se io lo allontano, si può naturalmente zoomare. Qua siamo a circa 3 metri. Si mette a fuoco. Ecco qua, qua è circa 3 metri. Lo schermo è quasi no, sarà anche un 100 pollici perché è molto più grosso della mia TV. Comunque adesso per questioni di esigenze lo devo mettere più vicino perché se no lo dovrei tenere in mano. Allora, lo mettiamo qui, regoliamo il fuoco in modo che si veda bene. Ecco, adesso con il telecomando, naturalmente lo possiamo comandare da dietro, si possono andare a fare le configurazioni del caso. Allora, tipo la rete wifi, io ancora non l'ho collegato perché tanto non ho niente in rete. Se no si può mettere la proiezione, il tipo di proiezione, qua si può girare, se noi andiamo a cambiarlo, si può mettere sotto sopra, si possono andare a fare tutte le impostazioni del caso, regolare la lingua, il canale di avvio, il timer di spegnimento e tutte le impostazioni gli aggiornamenti e le cose varie, informazioni ci dà lo stato del proiettore. Si torna indietro, torniamo sulla home. Volendo si può mettere in streaming un qualsiasi dispositivo Android con il Miracast e con il cast di iOS anche iOS. Col media si entra dentro la cartella di un'eventuale chiavetta o quello che c'è collegato, invece con fonte, quello che interessa a noi in questo momento, si va a selezionare la porta HDMI o la porta dell'ingresso AUX video. Adesso noi selezioniamo HDMI, eccoci qua, siamo sulla Fire Stick. Adesso state vedendo la riproduzione con la luce accesa. Nel caso io adesso spengo la luce, Alexa, spegni luci camera. Questa è la riproduzione al buio, cioè la qualità è notevole. Possiamo andare a regolare le impostazioni qua, su immagine si può regolare la modalità vivido, standard, morbido o utente se la vogliamo personale, mettiamo standard. Poi si può fare il rapporto 16 noni automatico o 4 terzi, mettiamo 16 noni, luminosità, contrasto, colore, nitidezza, si possono andare a regolare queste impostazioni nel caso ci servano. Suono, modalità audio, qua anche ci sono le impostazioni sull'audio della cassa interna,
Io lascerei standard, se no c'è musica, notizie, teatro, utente, lasciamo tutto standard, vediamo come si sente. E adesso prendo il telecomando della Fire Stick, facciamo partire qualcosa da Amazon, facciamo partire un pezzettino di questo, riprendi. Questa è la riproduzione del film. L'audio che sentite è l'audio integrato. Adesso aumentiamo il volume. Ah, è già al 100, l'avevo già messo prima. Questa è la. Faccio sentire. Stato accudito dalle lavatrici reali, ma all'epoca mi parve un buon piano. Spero che ti piaccia la crostata di zucca. Possiamo andare a vedere anche se c'è qualcosa con la musica. Amazon Music. Ok, facciamo partire una canzone. Vincitori di Sanremo. Con un impianto stereo o quello che sia, una cassa anche Bluetooth con il cavo, con l'ingresso AUX e sentire sicuramente meglio della cassa integrata. Comunque lui è dotato di cassa integrata, se non volete portarvi dietro altro, non vi serve. Diciamo avere un audio elevato. L'audio che ha lui integrato va bene, non è che non va bene, soprattutto se lo usate in casa. Se lo usate all'esterno, magari è necessario collegare una cassa ausiliaria. Alexa, accendi luci salotto. Alexa, accendi luci camera. Adesso siamo tornati con la luce accesa, comunque la qualità video, anche con la luce artificiale è buona, si può vedere tranquillamente. E questo è tutto.